Buongiorno Antonio Samson. Buongiorno Giancarlo. Siamo qui una seconda volta per una seconda conversazione intorno al libro By Myself, e io mi scuso per la mia pronuncia inglese, che è la testimonianza del viaggio oceanico che hai fatto per 1165 giorni, come è scritto qui, da uomo libero navigando sugli oceani di tutto il mondo. Noi ci siamo incontrati per un'intervista intorno alla testimonianza di questo viaggio, e poi parlando mi sono accorto che sei un eccellentissimo testimone dello stato dei mari. E io avevo trovato, sfogliando nuovamente il tuo bel libro, proprio un attimo prima della conclusione, nel capitolo Ritorno a casa, mi ero imbattuto in questa testimonianza, la leggo, poco prima di arrivare a Grado, raccogliamo in mare una bambola gonfiabile che non si gonfia più. Ma come si fa a inquinare il mare con una bambola gonfiabile? Se la sono portata in spiaggia? Ecco, l'ipotesi è proprio, e per questo ti ho chiesto gentilmente della cartina del viaggio che hai fatto, di illustrarci un po', forse anche a partire da com'è partito il viaggio, no? Da Grado, di come hai trovato lo stato dei mari, no? Ci sono tutte queste informazioni intorno alla plastica, ma non è solo la questione della plastica, c'è anche la questione del pesce, la questione della pesca. E quindi passo la parola a te per questa testimonianza e via via farò altre domande. Certo, ok. Ciao, ciao Giancarlo. Allora, sono ritornato poco più di 5 anni fa dal mio meraviglioso giro del mondo in barca a vela, durato oltre 3 anni, e oltre ad essere stato un viaggio che mi ha fatto scoprire tantissime cose, anche lo stato del mare, dei mari intorno al mondo, degli oceani. Sono partito nel giugno del 2013 e nel mese di agosto ho fatto dalla Grecia fino alla Spagna circa 2000 chilometri, parlo in chilometri per essere più semplice, così ci capiamo tutti quanti rispetto alle miglia. E luglio e agosto sono i mesi in cui nel Mediterraneo c'è poco vento, la maggior parte della gente che va con le imbarcazioni va a motore, e ho avuto una triste, triste realtà di vedere che ovunque, ovunque nel Mediterraneo c'era un sottilissimo strato di olio, di grasso, anche perché la stagione estiva stava portando al termine, e di conseguenza tutti i residui, l'inquinamento che hanno lasciato le barche, le varie situazioni, e ovunque c'era questo strato di olio, l'inquinamento veramente ovunque. Io sono un appassionato di pesca, di giorno facevo sempre pesca a strascico, pesca a strascico con la canna, a traina, e non ho preso in un mese, da non crederci, neanche un pesciolino, il nulla. Già una ventina d'anni fa Jacques Cousteau parlava di come fare a salvare il Mediterraneo, e lui disse: dobbiamo preoccuparci a salvare l'Oceano Atlantico, perché il Mediterraneo è già morto, non ci si può fare nulla, anche perché è un mare molto chiuso, e voilà. Mentre poi durante l'andata, la traversata dell'Atlantico che parte da Gibilterra fino ai Caraibi, anche lì a traina ho pescato solamente pochissimi pesci, non più di 3 o 4, mentre una gran bella sorpresa nell'Oceano Pacifico, qui è veramente un paradiso marino, anche perché qui in tutta la superficie del Pacifico, anche l'oceano dei tre il più grande, e c'è pochissima abitazione ovunque. Ho trascorso circa un anno e mezzo in Sud Pacifico e ho visto solamente pescatori con gli ami. Ovviamente ci saranno anche i pescatori con le reti, magari qui nel Sud America, il Cile, oppure negli Stati Uniti, Messico, Canada, da parte lì, però nel mezzo del Pacifico veramente
nessuna rete, nessun pescatore, e qui veramente c'è pesce ovunque. Mentre una cosa molto, molto triste, il ritorno, quando sono entrato nell'Oceano Indiano, e ho percorso all'incirca 3.000 chilometri, una cosa veramente nel sud dell'Oceano Indiano, una cosa veramente incredibile. Cioè, io parlo, ma se voi foste qui, ve ne rendereste conto di quanto triste sia la situazione. Ovunque, ogni 40-70 metri, ovunque, per oltre 3.000 chilometri, il mare era impregnato di plastica. C'erano borsette, bambole, ciabatte, un po' di tutto. Una cosa veramente, veramente molto, molto, molto triste, molto grave. E dopo qualche settimana volevo rendermi conto come mai in questo mare, rispetto agli altri oceani, c'era tanto inquinamento. E poi, insomma, subito dopo mi sono reso conto che l'Oceano Indiano è un oceano chiuso, ha solamente il polo sud, mentre a differenza del Pacifico e dell'Atlantico, l'Oceano Indiano non ha uno sbocco verso il polo nord, è chiuso e poi è totalmente circondato da paesi del terzo mondo. Abbiamo tutta l'Africa, l'India, l'Asia, la Thailandia, e voilà, dove, a differenza di noi, non c'è l'immondizia, la differenziata, e tutto quanto viene buttato in mare. Quindi quello che ci fanno vedere, che si parla di isole di plastica, queste cose qui. Io, durante il mio viaggio, che è durato oltre 70.000 chilometri, non ho mai visto nessuna isola di plastica. Sicuramente ci saranno, assolutamente. Però qui la situazione è veramente molto grave. Io penso che l'inquinamento dei mari è un problema molto, molto grosso. Non saprei nemmeno come intervenire. Una Poi, cosa, risalendo. la sensazione quindi, per la quantità comunque che si trova, che hai trovato nell'Oceano Indiano, è che non sono, diciamo, come dire, non è cattivo costume dei privati, viene proprio scaricata in mare l'immondizia proprio, per essere sicuro. Assolutamente, assolutamente. Sì, sicuramente viene, sicuramente ci saranno delle navi che ti dicono che vanno a smaltire i rifiuti, poi vengono smaltiti in mare, come quando ero a Panama. Subito ho superato il canale di Panama, è stata un'esperienza molto bella, molto interessante, con questi mostri di navi lunghe 300-400 metri, e subito dopo il canale di Panama ero presente lì. Una nave ha scaricato le acque nere, tutte le cose inquinanti, e subito dopo qui, la polizia se n'è accorta, hanno bloccato la nave, poi sono stati multati, bloccati, tutte queste cose qui. Siamo noi che facciamo queste cose qui. Non... Sì, una cosa veramente molto triste, buttano in mare, non so, non ho idea di come andranno a finire le cose. Mentre poi, quando risalivo il ritorno dal Sudafrica fino ai Caraibi, per poi tornare a casa, al largo, partito da Città del Capo verso la Namibia, un 5 giorni di navigazione, e qui trovai, a 100 km dalla costa, che è una cosa molto vicina, una flotta di navi, circa una trentina, dove c'era la nave madre, lunga, così, in base agli strumenti che avevo a bordo, sapevo nome, lunghezza, tonnellaggio, queste cose qui, la nave madre, che era lunga all'incirca 400 metri, e poi c'era una flottiglia di una trentina di barche dagli 80 ai 150 metri, che facevano pesca a strascico, andavano, si pescavano in maniera veramente, veramente drammatica. Tutto quello che prendevano lo portavano, sì, su questa nave madre, e lì, insomma, veniva cotto, precotto, congelato, e poi se ne è stato in giro per il mondo. Ecco. È una Prego. città, era una cittadina. Sì. È stato anche, devo dire la verità, al largo della Namibia, una curiosità: in quanto i pescatori pensano di ovunque, pensano di essere i padroni del mare, non ti danno precedenza né nulla, qui mi hanno lasciato passare, mi hanno dato la precedenza e via. Ecco, piccola curiosità. Mentre anche qui, nel Golfo del Ghana, anche qui lo Stato
gli stati presidenti hanno dato allo stato cinese il permesso di poter pescare nelle loro acque. E mi ricordo tanto lontano, nel 2009, andai un mese a fare volontariato in Togo, Benin, tra la Nigeria e il Ghana, e qui, parlando anche con i pescatori, essendo amante della pesca, qui già a una distanza di 10 km ci sono le flottiglie cinesi che fanno distruzione, pescano tutto quanto, portando via il pesce al popolo locale, il titolare delle acque. E poi questa cosa qui è diventata un problema internazionale ed è intervenuto all'ONU e ha concesso un giorno di pesca, un giorno di riposo, un giorno di pesca, un giorno di riposo. Poi se questa cosa qui viene rispettata, non lo so, non credo comunque. Un'altra situazione che ho vissuto a largo del Brasile, la stessa della Namibia, lo stesso anche qui ho trovato 2 volte a una distanza di 400 km, lo stesso queste flottiglie di navi da pesca, ecco, proprio una cosa, una distruzione, uno sterminio senza limiti, una cosa veramente molto, molto grave, come in Giappone le balene, eccetera, eccetera, come anche i pesci. I pesci cane, cioè per via delle loro pinne che vengono catturati e poi buttati, tagliate le pinne dal vivo e poi buttati questi pesci ancora vivi in acqua dove non hanno più il controllo, non sanno come muoversi. Quindi la situazione è veramente molto, molto, molto grave, insomma, oltre a tutto l'inquinamento, tutte le navi con petrolio che vengono affondate. Infatti, quando ero passato nel 2015 tra le Figi e le Vanuatu, alle Vanuatu, poi è successo anche 3 anni successivi alle Salomon, c'è stata una petroliera che è andata a incagliarsi contro le rocce, i coralli ed è niente, lì si è bloccata, è ancora lì, sperperando, perdendo tutto il contenuto di petrolio, ecco. Quindi sì, la situazione è veramente molto, molto, molto grave. Poi anche qui ai Caraibi c'è tantissima plastica su tutte le spiagge, sul litorale, questo dovuto alle correnti e ai venti che dal nord-est vanno verso sud-ovest e voilà, insomma, così. E quindi vuol dire che c'è molta plastica che arriva anche dall'Europa, dal Mediterraneo e dalla costa Sì, atlantica. assolutamente. Sì, assolutamente, assolutamente. Poi anche a parte. Non è solo una produzione locale. No, 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 la produzione locale, no, perché poi prendi queste bottigliette, questi barattoli, vedi l'etichetta, dove ci sono anche le etichette, molte consumate, molte no, e vedi dalla provenienza, ecco, da dove provengono. Poi abbiamo anche l'Africa Ovest, dove insomma viene buttato di tutto, una cosa indiscriminata proprio. Siamo messi male, penso che siamo veramente messi male, nonostante tutto. Bene, non ho altre domande da fare. Questa testimonianza è essenziale per me. Se c'è un'ultima questione che non ho posto, ma che intorno alla salute dei mari e dei pesci c'è, non sta a noi, ma non siamo politici, ma come dire, le cose da fare in questo caso sono molte, perché un conto è il costume, ma un conto è anche, come qua, dalle flotte di cui dici, oltre che dalle quantità di plastiche, ci sono questioni di geopolitica da mettere in condizioni per sanificare i mari e gli oceani. Cioè, non è solo una questione di educazione di ciascuno. Qua ci sono strategie che vanno. Esattamente, esattamente. No. Poi un particolare che mi è venuto in mente ora, io sono figlio di pescatori della laguna di Grado e mi ricordo nell'89, 88-89, solamente un quarto della laguna era coperto da alghe. Quando poi andai per un anno e mezzo a Parigi, al mio ritorno,
causa inquinamento del porto di San Giorgio di Nogaro, dove venivano scaricato di tutto, inquinamento, un anno e mezzo dopo, tre quarti della laguna di Grado era ricoperta di alghe, dove le alghe assumono un quantitativo enorme di ossigeno, portando via l'ossigeno ai pesci, e i pesci devono andare altrove. Adesso sono passati 33 anni da quella volta, e circa il 95%, anche più, della laguna di Grado è tutto ricoperto di alghe dovuto all'inquinamento. Ci sono stati tanti interessamenti da parte dei biologi perché scoprire il perché è dovuto all'inquinamento. Infatti nella laguna di Grado il pesce è quasi scomparso, abbiamo solamente i granchi, neanche i gamberi non abbiamo più. Questo, ecco, l'inquinamento fatto di queste petroliere, di tutto che viene ad inquinare i mari, cambia in maniera considerevole anche il fondale marino, non solo quello superficiale o quello di contenuto, ma anche il fondale marino. Ecco, è un po' il fondale marino per i pesci, non è altro che la terra di campagna per frutta, verdura, tutto quello che conosciamo. Insomma, quando tu il fondo, la terra, e la inquini con diserbanti, con veleni, questo quell'altro, poi cresce poco, è male ed avvelenato, così anche i fondali marini sono, pian piano si stanno riempiendo di rifiuti. Ah sì, esatto, non sono solo i rifiuti che vengono. Esattamente, è tutto quello che scende. Certo, questa è una considerazione importante, secondo me. E anche quello quindi va curato. Bene, non abbiamo notizie confortanti, non sta a noi il conforto. Ti ringrazio molto per questa testimonianza, che c'era già, diciamo, nel tuo viaggio, che c'era già anche nel tuo libro, ma qui l'abbiamo, come dire, esplicitata, e ti ringrazio per aver dato queste ulteriori informazioni sul tuo viaggio. Grazie Antonio Sanson, grazie amico mio. Grazie Giancarlo Calzolari. Buona domenica.